Buon pomeriggio a voi. Allora, intanto vi dico subito che in giornata, forse stasera, farò un video che però potrò pubblicare solamente sul mio canale Telegram Dario Orgoglio Italiano. Questo perché sono abbastanza sicuro che altrimenti qui su YouTube verrei immediatamente censurato. Un video che ritengo importante, non perdetevelo, ed è anche occasione per coloro che non sono ancora iscritti al canale Telegram di farlo, perché sapete perfettamente, non si sa mai con YouTube la censura a cosa può portare. Ne sono state vittime, diciamo, canali molto più grandi e molto più importanti del mio, uno per tutti, vi ricordate, BioBlu. Quindi davvero. Chiaramente, se siete interessati a continuare a seguirmi e a non correre rischi che ci perdiamo, iscrivetevi al canale Telegram Dario Orgoglio Italiano. E ripeto, stasera metterò un video che credo molto molto interessante. Ma veniamo al video di oggi pomeriggio. È un video che così riprende una riflessione che ho fatto nelle ultime ore, anche in altri video, che riguarda l'informazione e il potere che hanno in mano alcuni giornalisti. Hanno in mano un potere immenso perché tutti i giorni parlano agli italiani e siccome la stragrande maggioranza degli italiani guarda la televisione, è evidente che quella è la fonte di informazione principale per il popolo italiano. Quindi voi potete immaginare quale potere hanno alcuni giornalisti. Ma ci sono alcuni che possono risultare ancora più pericolosi, no? Specialmente, e anche questo ve l'ho già detto, specialmente una come Mirta Merlino, che va in onda in una fascia oraria che è quella dalle 11 di mattina alle 13:30 e si rivolge quindi specialmente agli anziani, ai pensionati. E lo vediamo dai loro comportamenti. Quanto siano influenzati da queste informazioni da parte di Mirta Merlino. E siccome purtroppo questo è assolutamente un dato di fatto sul quale sono tranquillo e certo di quello che sto per dirvi, Mirta Merlino fa una informazione parziale, cioè non va alla ricerca della verità. La verità non può essere una sola, specialmente nel mondo scientifico, ma un buon giornalista dovrebbe avere la voglia di ascoltare e di interpellare tutte le posizioni che ci sono nel pianeta e non qualche volta dicendo anche delle cose che non sono vere, sono false, che lei dà spazio a tutti. Cosa vuol dire dare spazio a tutte le opinioni? Una cosa è che tu dai spazio a degli scienziati e dall'altra parte dai spazio a coloro che non hanno né arte né parte, non sono scienziati, sono persone che normali del popolo e che dicono spesso delle cose che non stanno né in cielo né in terra. E poi lei conclude: vedete che ho ragione io, che bisogna ascoltare quel mondo scientifico perché quest'altri dicono solamente delle stupidaggini. È chiaro che se tu, cara Mirta Merlino, vai a interpellare persone, ripeto, che non hanno né arte né parte, è questo il quadro che ne viene fuori. Fare informazione vorrebbe dire andare da veri scienziati, invitare in studio i nomi che ormai voi conoscete molto bene, come Luc Montagnier, come Peter Doshi, come Robert Malone, come Gerd van den Bosch, come Michael Joyner. Ecco, allora Mirta Merlino farebbe un'informazione e ricercherebbe la verità. Invece, in altra maniera, sappiamo perfettamente che è una scusa semplicemente per poter dire che lei lascia spazio a tutti, che invece non corrisponde alla verità. Ma c'è un altro pericolo in quello che sta facendo Mirta Merlino, e cioè, ad esempio, rassicurando gli anziani, come ha fatto anche nel recente passato, che se si vaccinano a quel punto sono sicuri, possono essere tranquilli quando questo non è così. E noi vediamo moltissimi anziani che non si proteggono più dopo aver fatto i vaccini
e sono anche quegli anziani che tornano in ospedale e sono anche quegli anziani che ci rimettono la vita, perché ce lo dicono in maniera incontrovertibile i dati statistici del Ministero della Sanità. E questo per colpe gravissime appunto dell'informazione, che un po' di tempo fa stessa Mirta Merlino diceva che solo i vaccini ci possono rendere liberi, e attaccava coloro che scendono in piazza gridando libertà, che non è quella la libertà, ma la libertà la si può ottenere attraverso i vaccini e attraverso il Green Pass. Falso. Abbiamo la dimostrazione in questo periodo, abbiamo la dimostrazione dei dati che ci si può contagiare anche con il vaccino, ed è evidente che se sei un soggetto fragile, anche se ti contagi di meno, questo può essere sufficiente per terminare in ospedale. Mia madre, due anni fa, aveva 95 anni con delle sue patologie, nel suo caso è morta per una semplice piccola influenza, ma è stata sufficiente in un soggetto molto fragile. E siccome questi sono soggetti molto fragili, ecco che il messaggio "non dovete più proteggervi" probabilmente ha fatto sì che molti poi terminassero in ospedale. E quindi la proposta che io voglio portare avanti è quella di cancellare questa trasmissione, no? Loro molto spesso hanno usato, no, questi termini, cancellare. Vi ricordate La Repubblica quando scrisse cancellare Salvini? Anch'io in questo caso intendo cancellare ovviamente non Mirta Merlino, ma la sua trasmissione, che è pericolosa per come lei la conduce. Questo almeno è il mio punto di vista. Con questo vi lascio, vi ricordo in giornata o stasera un video molto interessante su Telegram, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Buona giornata.